Eccoci qua. È un video basato su tutte le mie sistemazioni di bijou. Vi dico tutte perché non sono solo quelle che vi sto facendo vedere adesso, ma ce ne sono diverse, per cui insomma cominciamo subito. Io ce li ho un po' sparsi purtroppo perché non avendone tanti, non avendo molto spazio, li devo un po' sistemare come capita. Allora, la bacchetta che vedete, cioè questo porta collane, portabracciali, l'ho creato io, era una bacchetta, era di color legno, tipo questo, insomma, che io ho pitturato con la pittura acrilica. Poi ho aggiunto, anzi prima ho aggiunto questi gancetti che poi ho pitturato insieme. Questi gancetti li trovate, sono i classici gancetti che poi si avvitano nel legno, li trovate in qualsiasi ferramenta, e quindi hanno dimensioni diverse in modo da poter mettere cose più grandi o cose più piccole. Adesso insomma ne ho messo qualcuno, ma in realtà poi sarà molto più pieno. Ho aggiunto dei fiocchetti e questo è appeso ad un chiodino dove io ci ho anche messo l'orologio in pandan perché anche questo non mi piaceva, e quindi l'ho pitturato dello stesso colore. Gli ho aggiunto gli stessi fiocchetti, i brillantini, sono le 12 e un quarto. E quindi questi sono solo alcuni, ve li ho fatti vedere perché alcuni li creo io, altri mi sono stati regalati. Questo è bellissimo, è fatto con un incrocio di catene, questo purtroppo non lo faccio io, questo è di Parigi con le monetine. Questo somiglia molto, no, mi sa che c'è, cioè, su Forever 21, insomma. Questo lo faccio io anche, ve lo faccio vedere, con le fettucce e le catene, questo è molto carino. Poi c'è questo col mappamondo, e questo che l'avete già visto, credo, o lo vedrete, insomma. Ora, stacco e vado a farvi vedere il resto. Ecco qua, questa è una vetrinetta dell'IKEA, come potete vedere è piena di cose. Vabbè, qui c'è il mio manichino, ciao, qui ci sono io. Allora, praticamente, scusate, probabilmente non si vedrà un granché perché c'è un macello, sono due espositori di orecchini e sono così pieni che non capirete una cippa. Questo ce l'avevo in un video. Questi me li hanno regalati una ragazza dolcissima. Questi li faccio io, i gufetti li avete visti in un video. Questi sono tanti teschietti. Bracciali, bracciali. Questo è un portabracciale, no, insomma, ce ne vanno pochissimi. Pochissimi per i miei standard, perché purtroppo i miei farfalline di Tally Whale, e lì dietro ce ne sono altri. Qui c'è un portagioie con altri, ma qua se vi faccio vedere tutto stiamo freschi. Un portagioie dove ci sono, insomma, è sempre bigiotteria, magari può essere firmata come questa che è cavalli, però sempre bigiotteria. Questo l'ho fatto io, un ciondolo, devo mettergli ancora la collana, un po' elisabettiano, i miei ops, altro ops e altro ops, collezione limitata, insomma. Questo portagioie è di Marta Marzotto, non riesco a far vedere, comunque è martissima, di Marta Marzotto, è bello perché è capientissimo. Andando giù, lo so, ne ho un macello, purtroppo, vabbè, il fatto che io li crei no, non aiuta. Questo è carinissimo anche, tutti i lucchettini, le catenelle. Non aiuta perché, come dicevo, ovviamente i bassottini. Perché ovviamente aumentano a dismisura ancora di più di quando, insomma, questi li ho creati anche io. Aumentano sempre di più, e quindi è un disastro. Questo
li avete visti in qualche video. Questi sono stupendi. Questi li ho fatti io. Questa è una collanina sottile che però insomma è molto carina. Bracciali, orecchini, anche questi li ho fatti io. Qui c'è ancora qualcosa, però questa è un po' scomoda per cui non la utilizzo parecchio. E vabbè, qui dentro ci sono ancora accessori, ma che uso meno. Questi sono quelli che di solito vendo io, ecco, infatti c'è il prezzo, scusate, che porto alle fiere, eccetera. E vi farò vedere il resto che non è qui, non è finita. Rieccoci. Pensavate che fosse finita lì. Questo è ha la forma di un manichino, lo vedete? Vi faccio girare la testa, insomma, ha la forma di un manichino in ferro battuto. L'ho comprato già così, l'ho comprato da eBay, sul quale ho messo tutte le mie collane, quelle più sottili, quelle che si attorcigliano se le mettete in un portagioie. Anche queste ovviamente sono tantissime perché molte le ho fatte io, come questa, è un orologio, una figata pazzesca, come questa, il corallo, questa invece li fa una ragazza bravissima, l'ho preso in una fiera, le perle dello stretto. Questo l'avete visto, lo vedrete comunque in qualche video, anche questo. Questi li faccio tutti io, quindi ovviamente è ovvio che io ne abbia così tanti perché a lungo andare, anche questo l'avete visto in uno dei miei ultimi video, a lungo andare accumulo, questo è di cliché. Anche queste sono di cliché. Bellissime queste. Sono due, poi io le metto insieme quindi l'effetto è ancora più strong. Questo vabbè è D&G, è una medaglietta di Dolce & Gabbana, acquistata qualche anno fa, sempre su eBay però è originale. Questo credo che sia di H&M. Questo di Accessorize di qualche anno fa, l'avevo visto su Glamour questo pubblicizzato ed ero impazzita. Questo, che sto gufetto bellissimo, me l'ha regalato un'amica, ciao Nadia, la saluto, e quindi poi io ci ho fatto la collana con la chiusura, eccetera. Carinissimo sto gufetto, impazzisco per questo gufo. E quindi, vabbè, questo è giusto un'anticipazione, questa è un'alzatina che ho fatto io, questi sono delle saponette che realizzo anche queste anch'io, questo è un anello, vabbè, che ho messo qui così momentaneamente. Qui invece ci sono tutti i miei anelli, ma è un disastro farveli vedere, anche perché questa videocamera non è che metta a fuoco un granché, per cui insomma ve ne faccio vedere alcuni. Quello era orologio, questa stella marina, questi sottili da mettere che sono il pollice. Pacchiani, a me poi piacciono pacchianissimi agli anelli, quindi è ovvio che ne vedrete alcuni elisabettiani. Vabbè, questi sono alcuni dei miei profumi, ma quella è una cosa a parte. E vi faccio vedere ancora un altro reparto. Pensavate di aver finito. Ecco, questo è il reparto del casino, ci sono sempre io, scusate il casino dietro. Questo non c'entra per fare lo scignone, insomma. Allora, questo alberello lo trovate all'IKEA,
Solo che non si vede neanche, comunque in realtà è un alberello stilizzato dove poter appendere le cose. E questo è l'appendino del casino, nel senso che quelle più grosse, più voluminose, le metto qui e quindi c'è un macello. Questa che è stato un regalo e l'adoro, adorissimo, è troppo bellina. Con tutte le pietre e i cristallini. Questa, l'ho pagata una fesseria e ha una resa, è bellissima veramente addosso. Questa che è di osso, un po' stile indiano. Questa che l'ho comprata da Terranova ed è fortissima perché è messa sopra una maglia, sembra, non sembra una collana, sembra proprio che faccia parte della maglia. Sono delle trecce di tessuto, di licra. Questa è sempre una creazione mia, con tutti i pesciolini, le conchiglie, eccetera. Insomma, qui è un macello, quindi farvele vedere tutte è impossibile. Questa è un'imitazione perfetta di una collana di Chanel, che adoro, l'avete vista in un outfit. E qui ce ne sono altre, queste con tutte le pepitine colorate di conchiglia. Queste sono murrine di vetro. Questo è un corallo, una collana di corallo, è bellissima ma è finita dietro, poverina, e quindi neanche si vede. E basta così. Sono abbastanza? O ne volete ancora? Perché ne avrei ancora, lì c'è un altro portagioie, ma non vi faccio, sennò vi spaventate. Beh, dopo questo tour dei miei bijou, penso che, insomma, possa andare. Un bacione, ciao ciao!